Italia Football Club. Sono cresciuto a San Marzano sul Sarno, che è un piccolo paese in provincia di Salerno. Ho avuto la passione subito del calcio perché comunque quando ero piccolo io non è che avevamo la possibilità di avere tutti questi giochini che ci sono adesso che hanno anche i miei bambini, la fortuna che hanno loro. E esisteva solo un gioco nel mio cortile, il pallone, e quindi c'è stato subito questo amore per questo sport. Ho avuto la fortuna che praticamente c'erano una ventina di ragazzi un pochino più grandi di me che giocavano a calcio nel cortile con i soliti sassi per fare, con i quattro sassi per fare le porte. E quando mancava qualcuno dovevo giocare per forza io, anche se ero un attimino più piccolo di loro, però magari quello mi ha aiutato tanto poi nel calcio. Ho cominciato a giocare negli allievi della Salernitana, ho dovuto fare una scelta perché i miei si sono trasferiti a Reggio Emilia per lavoro, e allora ho scelto di andare a Giulianova e da lì ho iniziato il mio percorso lunghissimo. E una sera mi è arrivato un messaggio di Cappelloni, dove io avevo giocato già con lui in qualche torneo lì a Brescia, e io sapevo già che Mister Melosi aveva firmato nel Varese. In realtà sinceramente me l'aspettavo un pochino. Appena ho visto il messaggio ero a cena con dei miei amici e mia moglie, con i miei bambini, e io senza aprire il messaggio avevo già capito che quell'SMS lì si poteva parlare di Varese, perché avevo collegato che Cappelloni aveva giocato a Darfo con Melosi. E ho preso il telefonino e c'era scritto il messaggio di Cap: Marra, hai già firmato perché c'è il Varese che mi ha chiesto di te. Da lì è nata la trattativa col Varese. Sempre detto, è una maglia importante, non c'entra niente con la categoria, seguita da tantissima gente la domenica, seguita ancora di più durante la settimana da tutta la città. Il gusto dello sport. Diciamo che a Salerno cucinano benissimo, soprattutto mia mamma, però vabbè, da noi si mangia bene la mozzarella di bufala, però il mio piatto preferito a Varese è il risotto dal cuor di sasso da Silvano, che penso che sia una cosa devastante, il più buono che abbia mai mangiato in vita mia.